Allora, buongiorno a tutti quanti da questo secondo incontro. Sì, ci sediamo un attimo così affrontiamo le due chiacchiere del giorno. Allora, siamo in diretta Facebook, come potete vedere, e non abbiamo trovato un sistema per avere un'interazione maggiore. Ma d'altro canto in tanti ci avete scritto per dirci che non volevate togliere il pigiama, per cui questa è rimasta, diciamo, come il modo più semplice e diretto per comunicare. Allora, adesso è una settimana che siamo nella situazione che tutti conosciamo e mi è capitato di assistere a un atteggiamento abbastanza diffuso di critiche. E che spesso vengono poi, come dire, riprese e alimentate in un vortice. I due principali argomenti sono il fatto che ci sono persone in giro o il fatto che alcuni non indossino la mascherina e così via. Allora, per quanto riguarda le persone in giro, intanto c'è da dire che tante persone continuano a lavorare anche per garantire quelli che sono le linee delle filiere che consentono di avere almeno quelli che sono prodotti di necessità, gli alimenti, i prodotti dell'igiene, i farmaci. E molti si sono anche chiesti perché ci sono certi esercizi commerciali ancora attivi, ma è chiaro che, per esempio, in ferramenta, se accade qualcosa dentro casa, uno deve avere la possibilità sistemarla, no? Queste sono persone anche che in un qualche modo oggi come oggi vanno a svolgere un compito importante per tutti quanti. Quindi in questa specie di battaglia siamo importanti sia quelli che stanno a casa che quelli che vanno ancora in giro. Non sempre uno magari può portare il dito. L'altra delle mascherine, c'è da dire una cosa che forse è passata un po' in secondo piano, nel senso che la maggior parte di noi percepisce la mascherina come uno strumento di autoprotezione. È vero che la mascherina serve sia a proteggere noi eventualmente dal virus, ma soprattutto è uno strumento per evitare la diffusione presso gli altri, cioè se sono magari positivo e non. Diciamo, non lo so, Grazie. non ho sintomi, quello che una mascherina evita di diffondere. La mascherina è soprattutto uno strumento sociale con il quale noi evitiamo di allargare il contagio agli altri, proteggiamo gli altri prima ancora di proteggere noi stessi. E quindi questo magari tante persone non lo sanno e spesso è utile andarle semplicemente a magari lo si può spiegare. Ma è chiaro che quello che è diffuso adesso dentro tutti di noi in qualche modo è la rabbia, che è un sentimento che vabbè, io conosco bene, e l'origine di questa rabbia è sicuramente da andare a ricercare anche nella fine dell'illusione nella quale eravamo immersi, questa illusione per cui avevamo il controllo su tutta la nostra vita. E potevamo arrivare a controllare anche i dettagli della fine della vita e così via. E questo è un momento particolare, un super momento nel quale si sono manifestati tutti quanti insieme per ognuno di noi quelli che sono gli impedimenti. Se voi siete qui a guardare questo video è perché siete interessati allo yoga e siete interessati alla pratica. E andare oltre quello che diciamo è la percezione immediata, e nella pratica ci sono gli impedimenti che sono detti klesha. In questo momento tutti i klesha ce li abbiamo davanti al massimo della loro potenza, quasi divini, per cui c'è avidia, l'impossibilità di vedere, le informazioni che abbiamo sono a volte contrastanti, a volte diverse. Cioè, quando succede questo, ecco che compare Asmita, cioè l'ego, perché cerchiamo di non super controllare
il nostro spazio ristretto, e tutto questo per Becia, cioè la paura del dolore, e a Vini Becia è in definitiva la paura della morte. Ora, in questo momento, in cui è una settimana che siamo chiusi dentro casa, iniziano a comparire le prime crepe dei nostri. Il nostro vissuto, nella nostra capacità di risposta, perché questo è uno stress enorme che stiamo vivendo tutti quanti insieme. E io personalmente desidero fortemente che ognuno di voi trovi la forza dentro di sé per affrontare questo periodo, per se stesso, per la propria famiglia, per le persone che sono vicino, e senza che lo scoraggiamento, diciamo, affossi le nostre esistenze, consentendoci di coltivare comunque noi stessi e tessere delle buone relazioni. Vorrei anche ricordare che alcuni di noi sono chiusi dentro casa con la propria famiglia e altri invece sono anche chiusi dentro casa da soli. Allora, magari se vi viene in mente qualcuno che è da solo, vi assicuro che da soli è peggio. Le paure aumentano in modo esponenziale. Io direi che adesso basta con le chiacchiere, che sta diventando una chiacchierata. Se è possibile, vi mettete seduti su un supporto in maniera da stare abbastanza allungati verso l'alto. Vi ricordo sempre che il problema è la posizione del bacino, per cui se il bacino è ruotato in questo modo avete bisogno di un supporto per poter allungarvi verso l'alto. Un supporto qualsiasi, una copertina già può essere un modo per sostenervi, e andremo a cantare l'Om anche oggi. Quindi allunghiamo verso l'alto, creiamo lunghezza nel torace, chiudiamo un attimo gli occhi, andiamo a riascoltare il nostro interno, andiamo a sentire il centro del corpo, la colonna che allunga verso l'alto, poi andiamo ad unire il palmo delle mani davanti allo sterno, facciamo una inspirazione, verso lo sterno, le mani, le cosce, alziamo la testa e apriamo gli occhi. Ora, oggi abbiamo deciso di fare una lezione un po' più su guardarci dentro, e quindi andiamo in profondità dentro. Adesso iniziamo con l'allungamento delle gambe con la Padmasana, quindi sdraiamo, abbiamo sempre a portata di mano gli strumenti della volta precedente, quindi una bella cinta da accappatoio, lasciamo a terra la gamba sinistra, pieghiamo la gamba destra, passiamo la cinta e stendiamo la gamba. Sempre quando inspiro allento le tensioni e tengo la gamba a terra, il contatto col pavimento, quando espiro stendo un po' di più la gamba. Mi raccomando, tenete i piedi vivi, tutti e due,
sia il sinistro che il destro sono vivi e attivi. Quindi la base delle dita si proietta in avanti. E cambio gamba, quindi lascio a terra la destra, passo la cinta intorno al piede sinistro, estendo in su. E nei piedi vivi cerco anche di allargare le dita. Facciamo amicizia con le nostre gambe che oggi cercheremo di abbracciare quasi letteralmente. Quindi cambio gamba di nuovo. Ognuno sempre in base alle proprie possibilità. Vediamo comunque durante la lezione di dare indicazioni per ogni tipo diciamo, di abilità. Quindi, alcuni sono esperti, altri sono proprio ancora principianti. Cambio gamba di nuovo. Ora chi ne ha la possibilità proverà a prendere una mano, gli altri possono continuare con la scinta per cui andiamo a prendere il ginocchio, tiriamo il ginocchio verso il torace, mantenendo sempre il piede attivo, quindi base delle dita, trasferiamo il tallone sopra il ginocchio e il ginocchio dentro. Una forza al tallone e ispirando. Stile. Mi preparo con l'altra, quindi lascio a terra la destra, afferro il ginocchio sinistro, lo porto verso il torace, afferro il piede dall'interno e dall'esterno, porto su il tallone sopra il ginocchio. Non vi preoccupate assolutamente se vi riesce o meno di fare qualcosa, cercate invece di seguire tutta la lezione. E ogni cosa, anche se accennata, non portata completamente alla sua esecuzione completa, comunque vi darà un aiuto, uno stimolo. Prendo nuovamente la cinta e vado
a passarla intorno ai piedi, stendo tutte e due le gambe in su. Qui tengo i piedi vivi che vanno verso l'alto, cerco di sentire sia il tallone che la base delle dita che si estende verso l'alto e tolgo le mani dalla scena. Quando non riuscite, se alcuni di voi non riescono più a resistere, possono prendere la scimmia. In questa posizione, le gambe non le sto trattenendo, perché qui stanno leggermente in avanti, dipende dalla rotazione del bacino, e possono stare lì con le gambe come un peso e lì appeso. E invece voglio comunque portarle verso il torace, quindi avrò questa direzione nella gamba. Non mi caso. E afferro la scena. Muovo, tolgo le mani dalla scena. Io. E riprendo la scena. Allora, adesso andremo a liberare la gamba destra, la stendiamo in su e la facciamo scendere verso terra, fermandola prima di arrivare al pavimento. Attiviamo l'addome e togliamo le mani dalla scena. Se questo dovesse essere troppo, potete poggiare a terra la gamba destra. Riprendo la cinta, riporto sulla gamba destra e la metto sotto la scinta. E libero la sinistra. E ancora una volta scendo giù senza toccare il pavimento e tolgo le mani dalla. Non lasciate comunque le gambe come qualcosa che è spostato in quella direzione, ma richiamatele verso il torace, anche senza le lasciate in quella direzione, ma le richiamo verso il torace. Torno su, ovviamente libero di nuovo la destra e scendo giù. Di nuovo e di nuovo con la stessa. Rimango un attimo con la cinta su tutte e due le gambe, stendendo e tenendo la cinta. Leggo le gambe, ruoto sul fianco e vengo su. Allora, ci prepariamo per fare Navasana, quindi restiamo sempre a terra e dobbiamo fare attenzione a non avere ostacoli dietro la schiena, ok? Navasana la possiamo fare in due versioni, una più facile e una più difficile. E la partenza è sempre la stessa. Per prima cosa vado ad abbracciare le gambe e sposto il peso sul bacino, quindi trovo il punto in cui sono in equilibrio. Poi sgancio le mani, stendo le braccia in avanti e porto i talloni all'altezza delle ginocchia. Questa è la versione più facile. Da qui, se riesco, vado proprio a stendere invece le gambe e mantengo la posizione. Vedi di mantenere il torace aperto. Due volte.
Ok, andiamo di nuovo, quindi mi posiziono come prima, abbraccio le gambe e trovo l'equilibrio sul bacino. Sgancio le mani, stendo le braccia in avanti, porto i talloni all'altezza delle ginocchia. Se riesco, vado a stendere le gambe. E poi ci alziamo in piedi. Siamo in Tadasana, quindi mettiamo i piedi uniti, le gambe sono stese, apro il torace, lo apro in tutte le direzioni, non solo davanti, ma anche laterale e dietro. Tutto il torace prende spazio e la fontanella, quindi la parte più alta della testa, la allungo in su. Quando inspiro sento sempre i piedi che mettono le radici, quindi dalla base dell'alluce, la base del quinto dito e il tallone. E quando espiro mantengo le radici, ma mi allungo verso l'alto, dalla parte bassa dell'addome che sale in su e indietro. E dalla fontanella che mi allunga in su. E mantengo le azioni di Tadasana anche nella prossima posizione. Allora, possiamo prendere una sedia se abbiamo problemi di equilibrio normalmente. Altrimenti, se non abbiamo problemi di equilibrio, possiamo anche non prenderla. Però a volte anche spostandoci dal luogo dove eseguiamo le nostre cose, succede che veniamo disorientati. Quindi magari a casa non siete abituati, adesso lo faremo per casa. Da Tadasana, sposto il peso sulla gamba sinistra e libero la testa. Vado ad afferrare la caviglia e metto il piede contro la coscia. Il piede spinge sulla coscia, il torace è aperto, la fontanella sale verso l'alto. La sedia la posso usare vicina, perché se la tengo lontana così, comunque dopo diventa un modo per perdere l'equilibrio. Se invece me la tengo vicina, mi aiuta a sostenermi, porto su un braccio e passando vicino al corpo, chiuso e allungo in su. Mentre sono in Drikasana, il piede spinge contro la coscia contro il piede, il ginocchio invece allunga lateralmente. Questo movimento del ginocchio è importante. Cambio, resto in Tadasana, fisso un punto, sposto il peso sulla gamba destra e libero la sinistra, afferro la caviglia e metto il piede contro il piede. Il piede spinge sulla coscia, la coscia spinge contro il piede. Come prima sfrutto lo schienale per l'equilibrio e allungo in su il braccio. E poi raggiungo. Premo il piede contro la coscia contro il piede, mentre il ginocchio sta allungando lateralmente. E sollevo il piede. E giù di lì. Ma ci eravamo tutti preparati, poi ci siamo accorti che con la finestra dietro stavamo in perfetto controluce e abbiamo cambiato posizione. Allora, sempre caro, fu la bottiglia che io uso come mattone. E vi suggerisco di usare il mio. Adesso andiamo a fare Trikonasana, quindi partiamo da Tadasana che abbiamo fatto ora, allunghiamo la fontanella verso l'alto, portiamo le mani all'altezza delle spalle e facciamo una grande apertura. Apriamo il torace, sosteniamo il busto, gambe sono attive, stacco
le coste dal bacino, porto il piede sinistro all'interno e il destro all'esterno. Sto premendo verso l'esterno del tallone, mi allungo verso destra e metto giù la mano sulla bottiglia. Oppure abbasso la bottiglia, oppure tolgo la bottiglia, la mano a terra, apro il torace e porto in su il braccio. La gamba davanti è estesa e in un qualche modo la richiamo verso il torace, in modo da liberare spazio per l'allungamento del busto. Torno su. Posso usare la bottiglia e la sposto da dentro. Di nuovo mantengo sul busto il destro all'interno e il sinistro all'esterno. Tengo sollevato, porto la mano sul fianco, poto le tirate su, sempre le coste staccate dal bacino e allungo verso sinistra. Prendo giù la mano sopra il mattone che non c'è, sulla bottiglia, apro il torace, porto sul braccio e eventualmente abbasso o arrivo a terra. E richiamo la gamba verso il busto per liberare spazio di allungamento in laterale. E ritorno su. Niente di meglio che farlo 2 volte. Quindi ancora allargo le braccia, sinistro all'interno, destro all'esterno, porto la mano sul fianco e mi allungo verso destra, metto giù la mano a terra, apro il torace e porto su il braccio. E ritorno su e ancora una volta. Destro all'interno, sinistro all'esterno, mano destra sul fianco, inspiro. Estendo e giù la mano a terra e apro il torace e su. E ritorno su. Ok. Adesso diciamo, chiudiamo la distanza tra i piedi, ma non del tutto, li lasciamo comunque alla larghezza del bacino e teniamo l'esterno del piede parallelo uno con l'altro, quindi vi sembrerà di avere le dita un po' all'interno e togliere un po' all'esterno. Se non arrivo a terra posso usare la bottiglia o comunque qualsiasi altro supporto mi sono costruito per avvicinarmi un po' al pavimento. E andiamo in Uttanasana. Quindi prima creiamo lunghezza verso l'alto, allunghiamo in su le braccia, afferriamo i gomiti e vogliamo staccare le costole dal bacino. Inspiro e poi espirando ruoto dal bacino e vengo giù. E poi rilascio giù anche le braccia e devo avere le mani appoggiato, quindi o al pavimento o alla bottiglia, posso anche abbassare la bottiglia se ho bisogno di una via di mezzo e rimango all'altezza che ho trovato con i piedi attivi, quindi sempre la base dell'alluce che spinge in giù, ma anche la base del quinto dito che spinge in giù e il tallone sia all'interno che all'esterno. Rilascio giù la testa, rilascio giù le spalle. Quando inspiro faccio un po' meno, allento un pochino le tensioni nelle gambe. Quando espiro stendo bene le gambe. E posso anche attivare un pochino l'addome, visto che l'abbiamo attivato prima. Vado ad apportare la mano destra ad afferrare la caviglia sinistra dall'esterno. Se non arrivo proprio alla caviglia, anche il polpaccio andrà bene. La mano sinistra va ad agganciare il sacro, proprio aggancio e lo tiro verso l'alto. Inspiro
ed espirando vado a piegare il gomito destro verso terra. E divento una leggera torsione a sinistra. Faccio attenzione a tenere le gambe stese, continuo a respirare. E poi lentamente torno nel centro. Rimango nel centro, faccio un respiro profondo. E poi la mano sinistra va a prendere l'esterno della caviglia destra o del polpaccio. La mano destra va sul sacro, aggancio il sacro, lo tiro verso l'alto. Inspiro ed espirando, piego il gomito sinistro verso terra. Ed è una leggera torsione a destra, tengo le gambe stese, continuo a respirare. E lentamente torno al centro. Faccio ancora un bel respiro. Poi torno su, la testa sale per ultima. Oh, come sempre accade quando facciamo un viaggio dentro noi stessi, non sappiamo bene cosa andiamo a trovare. Allora, per alcuni potrebbe essere utile per la prossima posizione della disposizione del sedere. Perché andiamo in Parsvottanasana e se non avete una pratica consolidata, può succedere che avete bisogno di un supporto alto. Potrà andare bene anche la bottiglia, vogliamo come o libri oppure e si partirà chiaramente porto in avanti, mettiamo i piedi paralleli alla larghezza del bacino e allunghiamo in su, creiamo lunghezza nel torace. Portiamo le mani sui fianchi, questo ci dirà se i fianchi sono disallineati o allineati in avanti. Portiamo il destro in avanti, il piede destro in avanti, il piede sinistro indietro e solleviamo in su il busto. Stacchiamo ancora una volta le coste dal bacino. Espirando, ruotiamo e andiamo a mettere le mani sul supporto che abbiamo scelto, che può essere la sedia o un supporto più basso. Mentre siamo in posizione, le gambe sono attive, stanno portando il bacino in su e indietro, mentre le braccia portano le spalle e le ascelle in avanti. E creo lunghezza nei fianchi. Come al solito le coste si allontanano dal bacino. Se voglio posso scendere lungo il supporto e continuare a lavorare. Quando inspiro, allento le tensioni, sento il contatto dei piedi con il pavimento. Quando espiro, aumento l'azione nelle gambe e l'allungamento della colonna. Torno su, due volte, la prossima andremo ad allungare al massimo, adesso invece ripartiamo, sempre Tadasana, sempre i piedi. Larghezza del bacino, porto le mani sui fianchi, allungo il sinistro in avanti e il destro indietro, creo lunghezza e sollevo in su il busto. Apro il torace, chiudo il tallone indietro, espiro, vuoto dal bacino, scendo giù e metto le mani sopra il supporto scelto, vuoto l'interno del gomito in avanti e allontano le spalle dal bacino. Quando inspiro, di nuovo sento il contatto col pavimento, allento le tensioni. Quando espiro, stendo le gambe e la schiena.
ritorno su. Allora, quando faccio queste posizioni, la cosa importante è stare nella posizione, per cui adesso andremo a cercare di andare un pezzetto oltre, e quando andiamo oltre staremo nella posizione per qualche respiro. La cosa più importante è continuare a respirare, perché il respiro ci dà un ritmo, ci dà un tempo e ci conserva soprattutto la possibilità di allungare. Altrimenti quello che succede è che ci rigidiamo nella posizione e soprattutto fuggiamo via dalla posizione più velocemente possibile. Per cui rimaniamo di nuovo con i piedi paralleli, le rotule bene su, stare verso l'alto, portiamo le mani sui fianchi, il destro in avanti e il sinistro indietro. Creiamo lunghezza, solleviamo il busto, espirando scendiamo. Sempre gradatamente a seconda del supporto che ho scelto. Quando inspiro, rallento, quando espiro, stendo. Nei piedi cercate sempre quel contatto intenso. L'inspirazione serve a quello, inspiro, allento e sento quel contatto e da lì parto per, espirando, allungare. E espirando, scendo giù sulla gamba. E ritorno su. 5 respiri nella posizione finale. Metto le mani sui fianchi. Porto di nuovo sinistro in avanti, destro indietro. Creo lunghezza. Piedi sentono il pavimento, sollevo il busto, espiro, vuoto dal bacino, vengo giù e metto le mani sul supporto che ho utilizzato, quindi stacco le spalle, le porto in avanti, il bacino va indietro. Siamo dei cercatori di tesori, dei tesori che sono dentro di noi. Dobbiamo vivere e abbandonare quelle emozioni negative, ma le dobbiamo vivere. E vogliamo ritrovare quella pace almeno dentro. Inspiro, sento il contatto, espiro, stendo. Andiamo giù nella posizione finale, ognuno fin dove arriva, non è importante arrivare fino a dove arriviamo magari noi, anche solo un pezzetto in più che voi guadagnate è un grande beneficio che vi state offrendo da soli. E torno. Fare Prasarita Padottanasana, quindi sempre con il supporto che abbiamo utilizzato per queste ultime posizioni. Ci mettiamo col tallone sulla linea dietro del tappetino.
e facciamo una grande distanza tra i piedi. Mettiamo sempre l'esterno del piede parallelo, quindi le dita leggermente all'interno, e sentiamo bene l'appoggio del piede. È facile crollare all'interno col piede in questa posizione, invece tutti i punti del piede, quindi anche la base del quinto dito e anche l'esterno del tallone, spingono bene a terra. Allunghiamo in su, le mani le teniamo sempre sui fianchi. Vuoto dal bacino e porto le mani sopra al supporto. E anche qui, esattamente come prima, voglio creare lunghezza, quindi allontano le spalle dal bacino. Quando inspiro sento bene l'appoggio dei piedi e quando espiro vado a creare lunghezza, quindi attivo le gambe, ma anche le braccia per allungare in avanti. Posso piano piano abbassare il supporto. Se arrivo anche a mettere le mani a terra, l'interno del gomito ruota in avanti e continuo. Quando inspiro sento bene le parti che toccano terra e quando espiro creo lunghezza nella colonna. Poi mantenendo questa lunghezza nella colonna e continuando ad allungare, porto le mani sulla linea tra i piedi, qui gambe forti, le mani le devo solo spostare, rimangono con le dita in avanti, espiro e rilascio in giù la fontanella verso terra. Sempre ognuno fin dove arriva. E poi torno su lentamente, riporto le mani in avanti e poi esco dalla posizione. Allora, ci mettiamo giù a terra e andiamo a stendere le gambe. Vedremo vicino a noi cinta e un supporto. Stendo le gambe in avanti, poggio il centro del tallone e anche qui voglio tenere attive la base delle dita, tanto la base dell'alluce quanto la base del quinto dito e strisciare il tallone in avanti. Quindi sta avanzando tutto il piede. Le mani invece sono di lato, le dita sono rivolte in avanti e sollevo in su il busto, creo lunghezza nel torace. La gamba vuole andare in giù, in particolare questo punto qui, quindi la parte dietro della coscia più vicina al gluteo, spinge a terra mentre allungo la fontanella verso l'alto. Creo lunghezza nel torace e mantengo quei piedi attivi. Nuvola non ha resistito dopo la prima lezione, sta di nuovo tentando di diventare la prima attrice. Allora, piego le gambe e porto i piedi uno contro l'altro. In Baddha Konasana. Anche qui non ha molta importanza quanto vi riesca la posizione, l'importante è, diciamo, entrare nell'asana. I piedi stanno spingendo uno contro l'altro mentre le ginocchia allungano laterali. Quindi non spingo in giù il ginocchio, ma allungo in laterale e sollevo il busto. Cerco comunque di stare sul rischio, quindi cerco comunque di avere il bacino ruotato giù in alto. E sciolgo e vado a stendere le gambe nuovamente in Dandasana e allungo in su.
Lascio la gamba destra stesa e piego la gamba sinistra. Se avete notato, io ho portato molto indietro il ginocchio, in maniera che tra i femori ci sia un angolo di 90 gradi. Il piede non è in contatto con la coscia. Prendo e passo la cinta intorno al piede che è la gamba stesa. Attenzione perché se questo ginocchio non tocca terra, allora dovrete mettere il sostegno sotto il ginocchio. Altrimenti non è necessario. Prendo la cinta con la mano opposta, inspirando vado in su e creo lunghezza, staccando le coste, e espirando vado in torsione verso la gamba stessa. Afferriamo la cinta e andiamo in avanti fino a prendere il piede. Se non arrivate al piede, continuate a tenere la cinta, non è un problema. E una volta che ho preso il piede, inspirando, sento tutto il contatto con il pavimento della gamba del bacino e espirando, allontano le spalle dal bacino. Posso conservare attivo un po' l'addome e immaginare la gamba che viene tirata verso il busto. E ritorno su. E mi preparo per andare dall'altra parte. Quindi riparto con Dandasana, sollevo in sciuttorace. Lascio la sinistra stesa e piego la destra di lato. Passo la cinta intorno al piede, la afferro con la mano opposta, inspirando vado su, allungo la fontanella, stacco le coste, espiro e ruoto. E poi mi allungo in avanti sulla gamba fino a prendere il piede. Come prima, se non l'ho preso non fa niente, mantengo le mani sulla cinta. Una volta che sono arrivato al mio massimo, posso inspirare, sentire il contatto con il pavimento, espirare da lì, allontanare le spalle. E posso mantenere ancora l'addome un po' attivo e richiamare la gamba verso il busto. E ritorno su. Torniamo. Ancora una volta sarà nella posizione finale che è il momento di massima estensione che andiamo a toccare con mano. Il momento dello yoga, e quindi è quel momento in cui voglio fuggire dalla posizione, ma decido, quindi un atto di volontà, un atto di coscienza, di rimanere e non rimanere in un modo qualsiasi, ma rimanere con il respiro e la consapevolezza. Per cui inspiro, allungo in su, espiro, ruoto, allungo in avanti fino a prendere il piede. Ancora una volta, quando inspiro, contatto col pavimento. Quando espiro, lunghezza spalle si allontana. Posso camminare lungo la pianta del piede per raggiungere il tallone. E poi rimanere 5 respiri profondi nella posizione finale. Per cui stendiamo, creiamo lunghezza,
teniamo un po' l'addome, teniamo la gamba verso il tronco e espirando andiamo giù. Vuole rimanendo a quell'altezza con le spalle, solleva la testa, fissa il piede, allarga i gomiti e di nuovo espirando avvicina le spalle al piede. E ritorna. Torniamo su e andiamo dall'altra parte. Quindi lasciamo la sinistra stesa e la destra piegata. Passiamo la cinta intorno al piede, afferriamo con la mano opposta e inspirando andiamo in su. Espirando ruotiamo. E poi ci allunghiamo in avanti. Quando inspiriamo contatto col pavimento, quando espiriamo allontaniamo le spalle. Camminiamo con le mani lungo il piede per raggiungere il tallone. E infine, espirando, andiamo in posizione finale. Ancora una volta posso sollevare la testa, fissare il piede. Tra l'altro mi posso assicurare che il piede sia attivo e quindi le dita si allargano. E inspirando rimango, espirando avvicino le spalle. E poi vado giù. E torno su. A questo punto ci sentiamo molto più in contatto con noi stessi. Allora, giriamo nell'altro verso del tappetino e facciamo una grande distanza tra i piedi. Abbiamo le stese, non esagerata, solo grande, ok? E ci servirà sempre la cinta sicuramente. Volendo un supportino sotto al bacino, tipo la coperta, se ho bisogno. Cioè, devo sentire che non sto cadendo all'indietro quando sto nella posizione. Quindi, se mi sento cadere all'indietro, metto la coperta sotto. Ok? Le gambe sono stese. Devo fare attenzione che la rotula, quindi il ginocchio, sia parallelo al pavimento. Cioè, non ruoto la gamba né all'esterno né all'interno. E così come la rotula, anche il tallone poggia nel centro, né all'esterno né all'interno, ma nel centro. I piedi sono attivi, quindi allungo in avanti sia l'interno che l'esterno del piede e allungo in avanti anche il tallone. Prendo la cinta, la passo intorno al piede destro e prendo la cinta con la mano sinistra. La mano destra va dietro, inspiro, allungo in su. Estiro e ruoto verso la gamba destra. Torno ma solo verso la gamba e vado a cercare di afferrare il piede. Come prima, se non arrivo al piede, continuo a tenere la cinta.
allungo in su, quindi esattamente come facevamo prima in Janushirshasana, quando inspiro sento bene il contatto a terra e quando espiro allungo verso l'alto. E torno al centro. Passo la cinta intorno al piede sinistro e prendo la cinta con la mano destra. Mano sinistra va dietro, inspiro, espiro e ruoto verso la gamba sinistra. Torno, vado ad afferrare il piede sinistro. Mi ricordo di avere anche una gamba destra, quindi comunque la gamba rimane attiva. E mentre sono di qua, inspiro, sento il contatto col pavimento, espiro e creo lunghezza verso l'alto. E torno al centro. Ok. Allora, qui dovremmo riuscire a toccare le punte dei piedi, tutte e due contemporaneamente, altrimenti abbiamo bisogno di due cinte, quindi una a un piede e una sull'altro piede. Ok. E diciamo, il supporto ora la bottiglia diventa un po' scomoda quando è alta. E quindi insomma, se avete usato dei libri è meglio, altrimenti la bottiglia è più comoda usarla bassa se ci serve. E, la teniamo solo a portata di mano all'inizio, non ci serve subito. Andiamo ad afferrare, se arrivo al piede, afferro l'alluce con indice e medio e il pollice, diciamo, chiude la presa da un lato e dall'altro. Le gambe sono attive, spingono verso terra e le braccia mi tirano verso l'alto. Quando inspiro sento sempre il contatto a terra e quando espiro allungo in su, oppure stessa cosa con le cinte. Mantengo i piedi attivi, le gambe attive. Posso portare le mani a terra davanti a me, ma continuando a dare questa lunghezza verso l'alto. Piedi attivi. E qui continuo ad andare in avanti fin dove arrivo. Se ho un supporto dell'altezza giusta, quando arrivo al mio massimo potrò appoggiare sopra la fronte. Quindi ognuno sa qual è la sua altezza fin dove arriva. Continuo a creare lunghezza verso l'alto, gambe attive. Poi espiro, rilasso in giù la fronte o sul supporto o a terra. Supporto nuvola. Cercate di rilassare mentre siete in posizione, le gambe sono attive, ma ogni volta che inspiro allento tutte le tensioni. E poi lentamente torno su, cammino di nuovo indietro con le mani. Fino ad arrivare a sedermi. Molto delicatamente, per uscire dalla posizione, posso anche afferrare le ginocchia una alla volta e mettermi in una posizione comoda con le Allora, adesso dovremmo stare un pochino a gambe incrociate. Cercate di trovare un supporto alto abbastanza per voi, forse sempre lo stesso, gambe incrociate, il bacino deve consentire
al torace di andare in su senza alcuna tensione. Già se sono in questa posizione, dopo un po' sentirò tensione per cercare. Quindi il bacino ruotato in questo senso è sempre un problema. Voglio invece avere un supporto sotto il bacino che mi consente di salire in su. Può essere alto quanto volete, e se stare a terra gambe incrociate è veramente difficile, allora non c'è problema, mettete su una sedia. L'importante è che quando state seduti sulla sedia rispettiate le stesse identiche azioni di chi è seduto a terra, ovvero non mi siedo sulla sedia, ma mi siedo sulla sedia, i piedi sono vicini, le ginocchia parallele, il bacino ancora una volta spinge in giù sul canale per creare lunghezza nel torace. Ok? E andremo a fare un po' di ujjayi. Alcuni di voi hanno maggiore dimestichezza, altri meno. Vi ricordo che fare pranayama in questo periodo è altamente consigliato. E ujjayi è una respirazione profonda in cui io vado a riempire il torace in tutta la sua capacità respiratoria. E riconosco quattro fasi nella respirazione, che sono l'inspirazione, la pausa a polmone pieno, per cui ritengo l'aria per un momento, l'espirazione e la pausa a polmone vuoto, in cui rimango senza aria. E tanto più è lenta, tanto più è profonda, tanto più è attenta e tanto meglio è l'esecuzione. Questo non vuol dire che se non ne avete esperienza non potete assolutamente tentare. Anche solo osservare il respiro per un periodo di tempo può essere una pratica accettabile se non ho esperienza. Mi porta comunque a una maggiore consapevolezza. Per tutti quanti, la respirazione, almeno nell'inspirazione, parto dal basso e salgo verso l'alto. Per cui cercate di sentire prima la parte più bassa del torace che va a riempirsi, e da lì su fino alle clavicole. Quindi iniziamo con questo, rispettando i quattro tempi. Quindi cerchiamo di inspirare, osservare il polmone pieno, espirare, osservare il polmone vuoto, ricominciare il ciclo. Qualora anche solo fare le pause vi dovesse essere troppo difficile, non fate le pause, controllate soltanto questo. Ok? Una cosa importantissima, non ci deve essere tensione né ansia. Ogni respiro c'ha la magia che dopo ce n'è un altro, per cui non c'è fretta di andare per forza a uscire immediatamente. Quindi mani di lato, sollevo sul busto, creo lunghezza nel torace, fisso un punto davanti a me, porto il palmo delle mani sulle cosce in su, chiudo gli occhi e porto il mento verso il. La testa, ritornate a una respirazione normale. Due cose per chi non ha una pratica consolidata di pranayama: la posizione della testa è rivolta verso il torace, in questo modo, non così tanto, ma
solo il volto rivolto verso l'uomo, e si respira con il naso. Quindi voi sicuramente hanno trovato faticoso anche soltanto mettersi lì a cercare di fare delle respirazioni più profonde, ma cercate di capire che anche soltanto osservare il respiro e diventare consapevoli di questo movimento dell'aria è non solo un primo passo, ma è già un successo questa cosa stessa. Allora, adesso lo ripetiamo ancora una volta e consiglio a tutti quanti di osservare la ritenzione a polmone pieno e la ritenzione a polmone vuoto. Chi di voi ha maggiore esperienza può provare a fare anche l'Udiana Bandha. Per quelli che non si ricordano bene che cos'è, adesso ve la faccio vedere. Allora, tolgo un attimo la maglietta per farvi vedere l'Udiana Bandha. L'Udiana Bandha si esegue durante la Baya Kubbana, cioè la ritenzione a polmone vuoto. Un attimo. Ok, quindi si segue durante la Baya Kubbana e vedete è un portare la parete addominale in su e indietro che coinvolge sia i muscoli della parete addominale che i muscoli che allargano la gabbia toracica. Se non avete mai fatto Udiana Bandha a una lezione, non eseguite Udiana Bandha. Se l'avete già fatto e volete provare, provate. Quindi andiamo ancora una volta. Torniamo a una respirazione normale e andiamo sulla testa e ci prepariamo per lo shavasana. Quindi, se avete bisogno, potete prendervi un supporto per la testa. Come avete notato, io mi preparo per lo shavasana. Allora, io mi avvicino al microfono che mi è stato richiesto. Sdraio a terra, con un supporto sotto la testa, controllo di essere abbastanza simmetrico, anche se il cane non vuole. E rilasso il corpo sul pavimento.
quindi siete pronti? Potete iniziare a chiudere gli occhi e ad osservare il vostro corpo. Quindi mantenendo gli occhi chiusi, iniziamo ad osservare partendo dai piedi e risalendo su tutte le parti del corpo che sono a contatto col pavimento. Quindi all'inizio osserverò i piedi e là dove i piedi toccano il pavimento, osservo la pelle che si ammorbidisce sotto il peso dei piedi. Poi risalendo su, osservo i punti in cui le gambe e le cosce sono a contatto col pavimento. Senza modificare la posizione, posso osservare se ci sono differenze fra la parte destra e la parte sinistra nel modo in cui le gambe sono appoggiate a terra. Poi osservo il bacino, il modo in cui è appoggiato a terra, se c'è più peso da un lato o dall'altro. E poi dal bacino fino ai piedi, espirando, abbandono completamente il peso a terra. Ad ogni espirazione un po' di più. Il bacino sprofonda, le gambe sprofondano, i piedi sprofondano. Poi osservo la schiena e i punti in cui la schiena è a contatto con il pavimento. E quando espiro, abbandono la schiena pesante verso terra. Poi porto l'attenzione sulle spalle e anche qui senza modificare la posizione,
Osservo se ci sono differenze fra la spalla destra e la spalla sinistra nel modo in cui sono appoggiate a terra. Posso osservare se queste differenze si riflettono nel modo in cui il braccio e la mano sono appoggiati a terra. Osservo se c'è più peso da un lato o dall'altro. Rilasso completamente le mani. Rilasso completamente l'avambraccio, il braccio. E poi mi soffermo ad osservare la spalla sinistra. Per 3 respiri lenti e profondi, ogni volta che espiro, abbandono la spalla pesante verso terra. Al termine del terzo respiro, mi soffermo ad osservare la spalla destra. E ogni volta che espiro, abbandono la spalla destra pesante verso terra. Per 3 respiri lenti e profondi. Al termine del terzo respiro ne faccio uno lento e profondo in cui tutte e due le spalle le abbandono pesanti verso terra, espirando. Poi vado ad osservare il viso, osservo la pelle del viso. Sento se incontro delle tensioni. Se sì, porto l'attenzione su quelle tensioni. Provo a portare il respiro in quelle tensioni. Permetto alle tensioni del viso di allentarsi fino a sciogliersi completamente e sparire dal viso.
Poi andiamo ad osservare l'appoggio della testa sul pavimento o sul supporto. Senza modificare la posizione della testa, osservo come il peso si appoggia a terra. Faccio tre respiri lenti e profondi in cui ad ogni espirazione abbandono completamente il peso della testa verso terra. E poi, quando me la sento, lentamente posso iniziare a piegare le gambe una alla volta. Giro su un fianco e trovo una posizione comoda, in modo da poter restare ancora un po' sdraiati sul fianco. Manteniamo l'attenzione sul nostro respiro, manteniamo calmo, tranquillo. E poi sempre lentamente mi aiuto con la mano per venire su, mi metto a sedere con le gambe incrociate, la schiena dritta e la testa leggermente rilassata in avanti come facevamo per il pranayama. Il torace rimane aperto, il respiro è libero. Poi, inspirando, solleviamo la testa e apriamo gli occhi. Buona giornata. E grazie. Un passo gatto tao. Non so, non si vede il video. Ma adesso lo facciamo. Il Il gatto tao. mio gatto è piccione. Il gatto di Chandas. Allora, tutti. Allora,